Il messaggio che noi abbiamo ricevuto è un messaggio di lasciare indenne l'ambiente il più possibile alle nostre generazioni a venire, quindi è impossibile pensare di costruire una bestia del genere che già in altre realtà è stato conclamato i danni che fa. Sono quelli che Veronesi ha sancito a Cerra accanto a Berlusconi con questo gesto, inquinamento zero. Veronesi prende soldi dall'ERA con il suo San Raffaele. L'ERA è la principale costruttrice degli inceneritori a livello mondiale, insieme alla Veolia, altrettanto sponsor del San Raffaele. Vi dico che hanno paura di noi, cioè nel senso che il giocattolo di costruire un inceneritore, i grandi profitti che servono a loro per costruire come partecipate e per mantenerli con i chip 6, che sapete benissimo che cosa sono, se non ci fossero i chip 6, come diceva Beppe, nessun imprenditore costruirebbe mai un inceneritore. Quel 7% che vi prelevano da tutte le bollette dell'Enel a vostra insaputa è una vera e propria porcheria. La mia lista non si ripresenta. Non si ripresenta perché c'è un accordo affine e ben congeniato con Niccolò, non tanto perché io potevo dar fastidio a Niccolò, siamo uguali, e Niccolò poteva dar fastidio a noi, è perché ci sono 10 anni di combattimento e di fatica. Non con questo io abbasso la guardia, ovviamente, il comitato Civico Ampigiano continua, anzi saremo sempre più vicini a voi. Punti, quindi diffidate. Quindi anti-inceneritore c'è solo Niccolò. Grazie. Risposta a Roberto. No, Roberto, non me l'aspettavo, un endorsement di questo tipo non me l'aspettavo, lo ringrazio. Sono anche un po' imbarazzato perché noi tutti quanti nuovi alla politica, io e la squadra di 22 candidati consiglieri, ci presentiamo e raccogliamo i testimoni di queste lotte, raccogliamo i testimoni di persone che erano 5 Stelle quando ancora 5 Stelle non esisteva, perché 5 anni fa sostanzialmente Roberto si è presentato con la sua lista e il Movimento 5 Stelle non esisteva. Solo una piccola nota, il metodo 5 Stelle ha fatto sì che Roberto non è in lista con noi. Forse è un atto, diciamo così, di... non saprei, un po' come l'adolescente che dice al babbo noi sappiamo fare meglio di te. Io spero che non sia un atto di arroganza troppo pronunciata, però il fatto che Roberto sia qui e che un domani Roberto ci saprà dare le idee giuste, i trucchi giusti, questo per noi, diciamo, è un punto di sicurezza fondamentale. Il Movimento 5 Stelle funziona così: avanti le persone, con ricambio veloce, massimo 2 mandati, però dietro c'è un movimento di persone che sa come funzionano le cose, che le idee ce l'ha e sa da che parte andare.